ragazzi, io sono Agisius e oggi si riprende con Mega Man Star Force 3 Black Ace. Alcuni giorni dopo, ancora non ci credo. Ace è davvero morto? È tremendo, ma nessuno è riuscito a rilevare il suo segnale o quello di Acid. Questa è la prima volta che vengo a sapere che è morto qualcuno. Ovviamente sono molto triste, ma oltre a questo mi sento quasi come se avessi un buco nel cuore. Posso quasi vederlo spuntare dal nulla e darci uno dei suoi sorrisi per dirci conto su di voi, mentre mangio uno dei suoi snack. Effettivamente ragazzi, è la prima volta che in Mega Man Star Force muore davvero qualcuno. Non fare così, Geo. So che puoi farcela. Dopotutto sei il più grande eroe del mondo. Ace. Ragazzo, non c'è tempo per piangere. È solo una perdita di tempo. Piantala, Mega. Ace è morto. Stai dicendo che non c'è tempo per piangere la scomparsa di un amico? Perché? È come... Come puoi comportarti come se nulla fosse? Non lo faccio. È stato orribile vederlo andarsene in quel modo. Anche a me far star male. Ma starsene impalati a piangere come un neonato non lo riporterà indietro. Ne sono consapevole e faccio del mio meglio accettandolo da uomo. Volete stare zitti? Non c'è tempo per mettervi a litigare. È l'ultima cosa che voglio è trovarmici in mezzo, considerando le circostanze. Luna ha ragione. Capiamo che Giorgio sia triste e capiamo cosa stai dicendo, Mega. E probabilmente avete entrambi ragione a modo vostro. Geo, dopo cosa è successo a Jack e Mrs. Tia? Loro... È vero, non mi ricordavo più che c'erano anche Jack e Mrs. Tia. Che avete in mente di fare adesso? Da tempo abbiamo ormai un certo desiderio e non si è ancora realizzato. Ace è morto per lei, Mrs. Tia. Non è possibile cambiare il passato. Se non sono andati semplicemente, li ho lasciati andare? Gli ho dato fiducia? Chissà qual è il loro desiderio. E non ho idea di dove siano andati. Inoltre King è sparito dopo l'esplosione. Tutto il Crimson è stato portato via. Sono sicuro che farà la sua mossa molto presto. Ehi ragazzo, hai capito perché gli si è sacrificato la sua vita ed ha lottato in quel modo? Per proteggere ciò che gli era più caro. Proprio così. Non era solo per Regina Tia. Ha lottato ed è morto per i suoi amici agenti ed anche per tutti noi. Se non riprendiamo la sua causa e non lottiamo per le sue stesse motivazioni... Mega, non c'è tempo per starsene a dozziare. Dobbiamo lottare al posto di Ace. Non c'è molto altro che possiamo fare in questo momento. Non ci guadagneremo nulla facendo la faccia triste e piangendo. Lottare al posto di Ace. Sì, hai ragione. Scusa, Mega. Stavo rendendo la morte di Ace insignificante. Facciamo del nostro meglio. Dopotutto, siamo venti del comando di Ace. Sono con te. Ehi, non dimenticatevi di me. Anch'io sono con te, Geo. Non potrò lottare al tuo fianco, ma ci sono molte cose in cui posso aiutarti. Lo stesso vale per me. PD ed io siamo sempre pronti ad aiutare gli amici. Ragazzi, siete i migliori. Ragazzo, andiamo a casa e riflettiamoci per decidere la nostra prossima mossa. Dobbiamo lottare per coloro che amiamo. Oh, un filmato? Che cavolo di posto è questo? Mai visto? Sto pensando... Mr. King è Heartless. Mr. King, attualmente la base orbitale si trova nella isosfera a 50 miglia dalla superficie del pianeta. Capisco. E come procede l'accesso alla meteorologia? Sta procedendo tutto perfettamente. A 15 sono su una base spaziale. Per merito del Crimson lasciato di The Joker, abbiamo messo sotto il controllo della base orbitale la meteorologia. Questo significa che la meteorologia è completamente sotto il suo controllo. Oh oh oh. Finalmente il dealer, anzi, io dominerò il mondo. Heartless, è giunta l'ora di proclamare al mondo la nostra vittoria. Impareranno a temermi. Ricevuto, Mr. King.
Sbaglio, Heartless sembrava un po'... Heartless sembrava un po'... preoccupato. Wow, che diavolo! Il tuo hunter ha fatto comparire improvvisamente un display aereo. Che si sia rotto? Non si spegne. Che gli piglia? Che gli piglia? Fantastico. Che gli piglia? Ah, non solo il mio. Ehi, piantala! Dannato coso, non vuole sparire! Che succede? Spero che non si sia fuso. Succede a troppe persone per essere una coincidenza. Sta succedendo qualcosa di strano. Geo! Oddio, ma ti pedinano quei cosi. Quei display. A tutti! Ehi, ragazzi! Così state avendo lo stesso problema? Ma Pedia e io non abbiamo rilevato alcuna anomalia nel nostro Hunter. Devono essere degli hacker. Devono aver sfruttato le onde M per ottenere l'accesso. Santo cielo! Oh, cosa state facendo oggi, patetici umani? Non ci posso credere. È King! Così finalmente ha fatto la sua mossa. Sono leader del Dialer. E adesso anche il nuovo sovrano del pianeta. Ah, proprio... Wow! Sono certo che tutti avete notato nel cielo la stessa cadente rossa, la meteora G. Contrariamente a quanto pensate, la meteora G non è una comune meteora. Si tratta bensì di un cumulo gigantesco di rumore. Ovviamente detto in termini tecnici, ammasso di rumore. Rumore? Se la meteora G dovesse colpire il pianeta, tutta la tecnologia M diverrebbe inutilizzabile. No, no! Ad ogni modo, ho il controllo assoluto della meteora G. Solo io possiedo la capacità di fermare il suo sicuro impatto con la Terra. Riuscite a capire? Il destino del mondo è nelle mie mani. Anche ad Aloha, dappertutto arriva. Sono certo che tutti stiate pensando che sia un pazzo. Com'è possibile credere ad una storia simile raccontata da uno sconosciuto? Beh, vi conviene crederci. Voi patetici umani presto vi inginocchierete dinanzi al Dialer. Tremate dinanzi al mio controllo della meteora G. Tremate per la perdita di tutta la tecnologia M sulla Terra. Giuratemi la vostra fedeltà. Vabbè, è un pochino maniacale. Tu. Vi prego di prestare tutti attenzione. Questa è la vostra chance di vedere quanto rumore contiene la meteora G. Cosa intende dire? Il potere della stella rossa posseduto dal mio Wizard Joker adesso è mio. Guardate! Accesso! Meteora G! Tremate dinanzi al mio potere! Per gli scettici, questo contributo visivo vi aiuterà a credermi. Meteora G, obiettivo, Wasa. Dread laser, fuoco. Ok. Che cavolo? What? Cosa ve ne pare? Ho impiegato secondi per ridurre in questo stato la Wasa. Vantol degli umani e posso usare il jamming della meteora G su qualsiasi parte del mondo. Questo è strano, perché la meteora G dovrebbe essere ferma, no? O ruota. Vabbè, sono dettagli fisici questi, non badiamo. La quasi è stata. Non avete vie di scampo i significanti umani. Leader del mondo, aspetto le vostre lettere di sottomissione. Se non vi sottometterete, il vostro paese subirà il jamming della meteora G. Quell'idiota mi sta minacciando! Perché non se la prende con uno della sua taglia? Avete 3 giorni, dopodiché i paesi che non si sottometteranno cesseranno di esistere. Ho, preciso, diretto, conciso. Geo, tieni stato del personale della Wasa. Vero, pensi che la dottoressa e Mr. Warrior stiano bene? Maledizione, non riesco a contattarli. Non mi piace. Non credo che la Wasa sia stata spazzata via così. Pedia, qual è lo stato della Wasa? È completamente avvolta dal rumore. Il rumore sembra essere abbastanza forte da bloccare ogni comunicazione. Inconcepibile. Ecco cosa intendeva per jamming. Cosa faremo? Cosa faremmo se la Goddard e gli altri? Non voglio crederci. È stata già dura la morte di Ace. Non posso essere morti anche loro. Non possiamo perdere la speranza. Nel momento in cui lo facciamo, abbiamo già perso. Hai ragione. Non abbiamo ancora perso, possiamo ancora fare la differenza.
Geo, ultimamente ne abbiamo passate tante. Solo perché King ha fatto la meteorologia non significa che abbia vinto. Ace avrebbe continuato a lottare anche in una situazione simile. Calmiamoci e riflettiamo. Se tutti riflettiamo sulla cosa, penso che ne verremo a capo. Condivido pienamente. Ragazzi, proprio come hanno detto Geo e Luna. Sì, non mi arrenderò. Lavorerò con PD per cercare di analizzare più correttamente il jamming. Quindi abbiamo un piano. Il problema è... perché non ne parli un po' con tutti quanti? Ok. Quei maledetti del TLR, vorrei poterli avere tra le mani per strozzarli. Geo, che cosa intendi fare con loro? Non li lascerei agire indisturbati? No, ok, no. Ho chiesto a PD di scoprire tutto il possibile sulla UASA. Mi rifiuto di credere che sia la fine di tutto. So che la gente alla UASA sta bene. Devo poterci credere. È tutto ciò che posso fare. Non mi arrenderò mai e poi mai. Mi rimetterò in contatto con la gente della UASA. Ma però non sono piani, questi. Oh, una chiamata da Boreal. Geo, c'è una chiamata da Boreal. Da Mr. Boreal? Geo, puoi sentirmi? Mr. Boreal, Mr. Boreal! Sta bene? In qualche modo sì. Grazie al cielo. Come stanno tutti gli altri? Mr. Boreal? Non so proprio come dirtelo, ma... la Goddard è stata inghiottita dal jamming. La dottoressa Goddard? Siamo illesi solo perché abbiamo seguito il suo ordine d'evacuazione. Ma lei ci ha detto che c'era qualcosa che doveva fare. Così è rimasta. E così quando... posso solo sperare. Vengo alla UASA per dare una mano. Lo apprezzerei molto. Siamo ancora nel mezzo dell'evacuazione. Potrei usare un comando come il vostro per dare una mano nelle ricerche. Se le serve un comando, allora sono ciò che le serve. Anch'io. Ad essere sinceri, potreste rimanere in retroguardia? Non sappiamo dove il dealer attaccherà, quindi vorrei avere gente pronta. Ah, capisco. Buona idea. Beh, allora questo è tutto. Geo, non sarà facile, ma conto su di te per aiutarci nelle ricerche. Ho preparato una speciale linea d'onda che ti condurrà alla UASA. Ti prego di muoverti al più presto. Ricevuto. Troverò la dottoressa Godda. Promesso. Bene, sono pronto all'azione. Perché intanto noi non andiamo a casa per il momento? Possiamo fare ciò che dobbiamo da lì. Buona idea. Brava anche Luna, ha organizzato la spada. Bene, 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 bene. Abbiamo un piano a quanto pare. Ok ragazzi, ma salveremo la UASA, più che la UASA, la dottoressa Goddard, perché della UASA non so di quanto è rimasto. Comunque, salveremo la dottoressa Goddard nel prossimo episodio, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Ho sempre creduto che saresti tornato, non ho mai smesso di crederlo. Capisco, non sarebbe stato poi tanto male. Se l'avessi fatto avremmo potuto stare insieme. Ma non possiamo cambiare il passato, giusto? I rimpianti non fanno alcuna differenza. Ace, addio tia. Non scordarti di sorridere e di mangiare tanta cioccolata. Oddio. Aspetta. Io ti amo. Ace.